Hai anche tu un sogno nella mente, ma non riesci a trovare il modo di realizzarlo? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e vorrei spiegarti il mio punto di vista su come sono riuscito io a realizzare il mio sogno. Vedi, c'è un'età in cui cominci a vederlo sempre più chiaro nella tua mente questo tuo sogno, ma ti accorgi anche che c'è qualcosa che ti frena nel realizzarlo. Magari ne hai anche parlato con qualche tuo amico o qualcuno in famiglia e magari ti sei anche sentito rispondere: ma lascia stare, ma dove credi di andare? Per realizzare quello che dici tu ci vorrebbe questo, quello, i soldi, l'età, la formazione, e tu tutto questo non ce l'hai. E allora tu gli hai risposto: ho capito, ma tizio ci è riuscito, perché io non dovrei? E allora ti è arrivata la classica risposta che ti lascia ammutolito: certo, ma lui è stato fortunato. Ed è lì che ti arriva la tramvata in faccia che ti lascia steso a terra paralizzato. Beh, lascia che ti dica ciò che penso a riguardo. La fortuna è l'unico appiglio che hanno quelli che pensano che le cose nella vita gli accadano per caso. Nella vita ci sono due tipi di eventi, quelli esterni e quelli interni. Quelli esterni sono quelli che tu non puoi controllare, come il meteo, le calamità naturali, la rotazione della Terra. Quelli interni invece sono quelli che noi possiamo controllare, come ad esempio la nostra salute, le nostre relazioni, la nostra carriera. Sono cioè quegli eventi che si sviluppano in base alle nostre azioni. E allora puoi vivere in due modi, di azione e di reazione. Di reazione significa che tu reagisci agli eventi dopo che ti sono capitati. Quindi succede qualcosa e tu reagisci di conseguenza. Ne succede un'altra e tu reagisci di conseguenza. In pratica vivi rimbalzando come la pallina impazzita di un flipper. Oppure potresti scegliere di vivere di azione, cioè sei tu che decidi cosa fare nella tua vita. E in base a queste decisioni, se prendi le sbandate, ti rialzi, correggi il tiro e ci riprovi, cercando una soluzione che ti porti vantaggio. Lascia che ti racconti che cosa ho fatto io. A 18 anni io ho preso una decisione da cui non sarei più tornato indietro. Ciò che è successo nei 20 anni successivi è stato proprio vivere di reazione, cioè andando a sbattere a destra e a sinistra con una pallina impazzita di un flipper. Ho sbattuto contro porte, contro pareti, contro persone, contro eventi. E poi a un certo punto ho deciso di dire basta. Ho deciso di prendere la direzione della mia vita in mano e soprattutto questa decisione l'ho presa in base a una leva fondamentale che su di me ha funzionato alla grande: la paura. E allora ho capito che il primo modo, cioè quello più importante per vivere di azione e non di reazione, è quello di avere un progetto. Proprio quel progetto che era nato dal mio sogno e quindi per te dal tuo sogno. Proprio quel progetto che qualcuno ha tentato di smontarti più di una volta. Fai un progetto da almeno 3 anni, oppure meglio anche a 5, e poi sviluppa un piano di azione che ti porterà a raggiungere quel determinato obiettivo. Un altro consiglio che mi sento di darti è quello di scegliere un risultato sostenibile invece che uno ottenibile. Che cos'è un risultato ottenibile? Nel nostro caso, un risultato ottenibile è quello di avere successo senza fare troppa fatica. Ti faccio un esempio. Il tuo sogno è: voglio diventare un musicista professionista, in questo caso un batterista professionista. Bene, è un'ottima scelta,